Il viaggio a tappe della candidatura di Pesaro a capitale della cultura 2024 si arricchisce di un altro step. Dal luogo principe della cultura cittadina, quali sono i musei civici, il Comune ha annunciato oggi la scelta del quartiere capoluogo della cultura per il prossimo semestre gennaio-giugno 2022. Sarà Vismara, Cattabrighe e Torraccia ad ereditare il testimone dei Villa Fastigi e Villa Ceccolini, quartieri che sono stati il cuore della candidatura in questa seconda parte di 2021 in via di conclusione. Una scelta del tutto particolare, quella del coinvolgimento dei quartieri, che sta facendo di quella pesarese una candidatura unica nel suo genere nel panorama nazionale. Il premio, il riconoscimento, questa volta va al quartiere di Vismara Cattabrighe per un bellissimo progetto chiamato il Microcosmo del Futuro e tiene insieme l'aspetto culturale, l'aspetto ambientale e naturalistico, che era una delle cose richieste dal bando. In più c'è da dire che rispetto alla precedente partecipazione c'è stata anche, diciamo, una grossa crescita nel generale nei progetti che abbiamo ricevuto, ma anche in particolar modo da parte di Vismara Cattabrighe, quindi è un premio anche a questo tipo di evoluzione. Poi aver saputo tenere insieme gli elementi, diciamo, distintivi del quartiere, quindi anche da un punto di vista identitario, con anche la capacità di collegarli a quelle che sono le sfide dei cluster UNESCO, quindi, diciamo, di stare sia sul tema della musica ma anche della grafica, della creatività, del design, insomma un progetto a tutto tondo che crediamo potrà arricchire non solo per il contributo di 10.000 euro da spendere nei 6 mesi, arricchito anche dal cofinanziamento del quartiere stesso, ma in generale di attività, un quartiere non centrale della città dove magari può apparire più difficile fare delle cose, invece scopriremo anche in base alla creatività della proposta e anche dei modelli replicabili magari di iniziative da tenere anche in altri quartieri della città. È un po' questo uno dei sensi e delle ragioni anche di questo bando, che serve anche a rimettere in moto idee che poi possono essere esportabili negli altri quartieri della città o anche in altri comuni della provincia in base al percorso 2024. Soddisfazione per Eleonora Farrauto, consigliere del quartiere 5, che ha presentato il progetto reputato migliore. Il progetto ci era piaciuto tantissimo, la collaborazione da parte di tutte le realtà del quartiere è stata straordinaria ed è per quello che, insomma, ci abbiamo passato molto tempo e alla fine è il nostro tempo libero anche, quindi ci siamo un po' improvvisati anche progettisti, però ci siamo anche affidati alla progettualità già pronte delle altre realtà. Era questo che forse la prima volta non avevamo proprio azzeccato. Quindi chiedendo cosa potevano loro offrire a noi come contributo per migliorare, diciamo, la vivibilità del quartiere, l'accesso magari anche a diverse attività da parte anche di determinate categorie, in modo da poter, diciamo, la linea trasversale qual è quella di unire tutte le realtà in modo da creare delle situazioni in cui si crei la collaborazione da parte delle varie fasce di età, anziani, bambini, giovani e coinvolgere in attività che normalmente magari non si trovano ad avere nel quartiere.